Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo secondo gameplay di Mr. Meats. Mr. Suino per gli amici, guardatelo con là dietro, ma c'è una ragazza che ci vuole friggere le chiappe, se la ride. Ragazzuoli, questa è la seconda volta che registro, la prima volta, anzi la prima volta in live addirittura abbiamo conosciuto un po' la prigione, la nuova mappa di questo Mr. Suinaccio. E niente, abbiamo fatto anche un altro gameplay dove siamo arrivati ad un buon punto, onestamente, però purtroppo ci ha mangiato, il maialaccio ci ha mangiato, ci ha fatto mangiare dal maiale suinaccio. Quindi signori, quest'oggi di nuovo gamepad alla mano e let's go to the prison. Mr. Suino, ci sei? Dai, fuga dalla porta principale, dobbiamo riuscire a farcela. Saltiamo l'intro, saltiamo tutto signori. Queste sono le regole, i nemici non sono molto pericolosi, non sono molto pericolosi, cioè il maialaccio è pericoloso, una volta lo liberi e lo puoi prendere in culo in qualsiasi momento sostanzialmente. Quindi vabbè, dai, giochiamo, proviamo. Eccoci qua signori, siamo partiti, siamo qui a guardare lo spettacolo che non è andato a buon fine. Purtroppo Mr. Suino non si è fritto e questa è tutta quanta la nostra bella famiglia, ora di suini, va bene, va bene. Allora dai, cerchiamo di fare un po' tutto quanto per benino e anche veloce, almeno la prima parte, quella che è quella più semplice, perché qui siamo in safe zone. Mr. Suino sta dall'altra parte, lui non ci vede, non sa che siamo qua, sì, ovviamente lo sa, però non può aprire questa porta finché non apriamo noi con il badge dell'ultimo piano. Allora, non credo ci sia qualcosa giusto, comunque voglio andare a controllare, perché la volta scorsa ci mancava un oggetto, una manovella che non avevamo trovato. Ma che se non ricordo male in live l'avevamo trovata una manovella, però non so che cosa possa servire. Allora, questo dei documenti, rapporti di routine, succedono cose strane nel cementerato. Io sono sicuro che nel cementerato dovremmo andare a concludere il gioco probabilmente, perché c'è qualcosa di brutto che esce da una porta, c'è del sangue e delle impronte a una certa, quindi boh. Vabbè, allora intanto apriamo queste porte, vediamo un attimo cosa c'è qua dentro prima di andare giù su. Qui c'è uno spogliatoio dei poliziotti. Vediamo se abbiamo tipo anche la chiave del furgone fuori, così almeno vediamo dove è che sta, dove potrebbe stare. Allora, andiamo di qua, dove c'è il tizio all'opera qui che lavora al solitario, bastardo, non fa una sera la mattina alla sera te. E, no, l'altra volta c'era qui un oggetto, sai, c'era il CD qui una volta, non c'è sto giro, come mai? Ha spawnato da qualche altra parte qualcosa? Qui nei cassetti c'è qualcosa, ci deve per forza qualcosa. Come non c'è niente in questo ufficio, veramente? Non c'è nulla. Come mai? Dove è nascosto il CD? E questo ci dobbiamo andare dopo, niente. Quindi ragazzoli, nulla. Boh. Comunque, ora sto registrando questo video che è martedì. Ieri sera ho fatto una live dove in chat mi avete scritto che ci potrebbe essere qualcosa sotto i lavelli dei bagni. Quindi dobbiamo controllare, eh. Controlliamo anche qua dentro, vedi? Ok, c'è lo sciacquone, ma lo sciacquone non importa. Qui è buio, ok, ma non c'è niente. Mi avete detto addirittura che nel terzo piano, dove andiamo appunto a prendere il badge, potrebbe essere un easter egg che riguarda appunto Mr. Frosty, ovvero Ice Cream, il gioco di Ice Cream. Non lo so, potrebbe esserci qualcosa inerente. Non so se magari... Ma questo è il chiosco del primo Mr. Meat. Il chioschetto del primo Mr. Meat, vedi, vedi, vedi. Sì, c'è qualcosa. C'è una zanzara, più che altro qualcosa. Potrebbe essere questo l'easter egg. Lavagna bianca. Potrebbe scriverci qualcosa, ne so, proviamo a scriverci ice cream. Niente. Non lo so. Dunque. Manzana ti frigo! Andiamo a prenderci il badge. Magari un nome? No, se non dici niente. Ok. Ah, non ho guardato il bagno delle donne però. Non ho guardato il bagno delle donne. Vediamo un attimo, vediamo un attimo. L'altra volta stava a pisciare nel bagno delle donne, mi stesso in accio. C'è il CD nel bagno. Perché il CD nel bagno? Vabbè. Sta qua. Perfetto. Stava il CD nel bagno. È vero. C'è questa che caga. La suina che caga, va bene. Ok, abbiamo trovato anche il CD, quindi ok, però ci serve il CD fuori quando liberiamo appunto un altro maiale, perché servirà per costruire la chiave, ricostruire la chiave il CD, quindi niente. Per ora, ma sei brutto Anthony. Ok, apriamo questa porta. E ora si va proprio nel parco giochi di Mr. Suino, eh.
Apriamoci questa porta qua giù, così almeno possiamo lupparlo se ci rincorre. E niente, ora siamo totalmente in balia. Potrebbe succedere di tutto. L'indizio ci dice di trovare Andrew. Adesso non mi ricordo benissimo dov'è la porta di Andrew, però vorrei trovare anche il cemento, così posso andare direttamente su ad aprire quella porta. Ah no, eccolo qui. No, non è qui. No, non c'è nemmeno qui. Ah, non sembra. Vediamo se qui c'è sta il fucile. L'altra volta stava qua il fucile. No. Mi sa che il fucile ce l'ha lui allora. Eccolo, è lui. Sì. Ok, ha spawnato qua, il cemento in polvere. Prendilo, grazie. Allora, questo qui possiamo utilizzarlo subito, non ce ne frega di andare direttamente da Andrew. Anche se Andrew onestamente sta qui. Andiamo un attimo. Cos'è che ci dà Andrew intanto? Ehi! Andrew! Take this. Sì, è davvero? La manovella? Manovella, sì, ma non so cosa serve adesso la manovella, io non ho mai utilizzato questo oggetto, non so cosa possa servire, madonna. Qui che c'è per esempio? Ah, qui questo me lo ricordo. Ma qui c'era qualcosa di brutto, mi sa. Qualcosa è successo qua dentro, eh. Vediamo un po'. Vuoto. Qui. Il vuoto totale, non c'è niente, ne ha setti, me ne fa aprire ma non c'è un cavolo. No, aspetta un po'. No, dai, poi devo aspettare che giri tutto quanto il cerchio, ma. Vabbè, dai. Ah, che pro sta cosa? Cioè, no, adesso no, non voglio interagire perché potrei cascare di sotto e morire perché è stronzo, sai. Però mi potrebbe venire in mente una cosa, per esempio, potrebbe essere un posto per una fuga. Avete presente che nella scorsa gameplay abbiamo trovato tutte quante quelle tovaglie, no? Ma se si utilizzasse le tovaglie come un solito cliché delle prigioni dove si annodano i lenzuoli per cadere dalla finestra, no? Potrebbe essere una cosa tipo si va qui, si scende. Potrebbe essere. C'è un modo per salvare Andrew, non ho ben capito perché potremmo uscire in cortile tranquillamente anche non da lì. Non so per quale motivo dovrei scendere dalla finestra quando posso scendere le scale e sono già fuori. Non lo so sta cosa. Onestamente non lo so. Boh, lo scopriremo ragazzi, spero di scoprirlo in questo gameplay. Apri questo perché se sbaglio 3 volte il codice suona l'allarme, capito? Ok, quindi è il 3, il 4 e il. Dio. No! No! C'aveva il fucile, l'ha vista, ha visto che c'aveva il fucile? Perché è venuto fin lassù, scusa? Perché mi assicura? Mi ha visto prima, aveva dovuto andare su il bastardone, adesso sta lì. Che palle, proprio lì doveva mettere proprio lì. Lui è andato adesso in bagno, scommette si è buggato nel bagno come al solito. Devo controllare. Madonna. Vabbè, proviamo. 3, 6, 4. No. No, merda. 4, 3, 6. Merda. Quattro, sei, tre potrebbe essere. 6, 4, 3. Ci servono però le cose, le tenaglie, altrimenti non si può aprire questo armadietto. L'altra volta c'era un lenzuolo, c'era una tovaglia qua dentro. Ah no, là dentro c'era il beige, per qui c'era là dentro, mi ricordo. Vabbè dai, proviamo a cercare un altro po' in giro. Andiamo qui in ufficio se c'è. C'è qualcosa di interessante? Qualcosa che serve? Niente. Di sotto qui c'è la chiave, giusto? Ok, questa chiave tanto non ci serve adesso. Vedi, qui qualcosa è uscito, madonna, qua dentro. Qualcosa qui ci esce. Guardiamo la lavanderia, c'è un tizio però qui, un maiale che ci vuole male, eh. Occhio. Non ci uccide, però
ci rompe un po' le palle perché ci rallenta. Sto giro non c'è una fava. Proprio zero, niente. Veramente. Ma aspetta, c'è anche quest'altra prigione qui. No, probabilmente starà giù di sotto, nell'altra porta, c'è un'altra porta qua. No, merda. Mi ha visto. Ma visto! Andrew, mi serve una mano, fammi entrare qua dentro, c'è qualcosa di utile qui, no? Ah, è questo. Merda. Nome, no, vaffanculo. Ah, non funziona il taser, cazzo! Non funziona il taser, dai, ci sono un po' nel muso, zio, buono. Non è servito a un cavolo, non è servito a niente. Non è servito a niente. Porco due. No, però c'era qualcosa nel bagno, mi sembrava c'era qualcosa che sbirluccicava. Devo tornarci, via. Abbiamo perso un'occasione imbecille, c'era chiuso la strada, perché la strada era chiusa, altrimenti era fatta. Capito? Ah, la cucina devo andare, via, aspetta, aspetta, aspetta. Le tendaglie in cucina potrebbe essere. Potrebbe essere stare qua. C'è la tovaglia. Tovaglia e basta, ma tovaglia ci faccio una sedia. Ok, c'è qualcosa. Chiave del capo, porca miseria, già qua. Va bene. Vedi qui? Ci ha inculato. Se noi andiamo lì siamo fregati. Dobbiamo andare per forza ad aprire il camion, quindi. Siamo già a questo punto. Siamo già al punto dove dobbiamo liberare il maiale. Siamo già morti una volta, abbiamo altre due occasioni. Se te sapessi guidare, non c'eresti problemi. Guarda dove sarà andato il maiale. Non so se c'è un posto specifico dove spawna. Ok, chiudi. Prendi fuori. Dove sono le forbici alla lamiera? Dove? Cioè utilizzare il coso, l'indizio. No, non lo utilizzo perché ho staccato internet, se no il gioco sarebbe una pubblicità su pubblicità su pubblicità, quindi non posso utilizzare internet. Né gli indizi né niente. Vabbè, almeno questo punto abbiamo portato qui, ci manca la chiave che possiamo trovare anche qui vicino e il taglierino. Taglierino l'altra volta stava nelle prigioni, stavo cercando, non c'è neanche lì. Non c'è neanche lì. No, merda. Devo riuscire a capire se c'è qualcosa da prendere su questi tavolini qua. Oltre a quel lenzuolo. C'è altro. Proviamo a vedere se funziona sta roba. Vedi? Devo fare una corda per fuggire da qua. Sì. Lui stava lì, lui stava proprio lì. Lui stava lì. Maledetto figlio di puttana. Vedere se tante volte sta qua dentro qualcosa. A parte questo per aprire. Ultima occasione di nuovo. Nuovo ultima occasione. Pensi di riuscirci?
Ho ricominciato e stavolta ho trovato subito le tenaglie. E ce l'abbiamo fatta ad aprire questa porta. Le tenaglie, sto giro, stavano nell'ufficio proprio accanto, dove stava quella stronza lì che non fa una sega. Quindi non so se magari anche nel gameplay prima erano lì oppure no. Potrebbe stare che stavano sempre lì, eh? Potrebbe stare che non le ho viste perché stavano qui nel buio, ok? Non lo so. Forse magari qualcuno nei commenti me l'avrà scritto prima mentre stavo cercando e l'avrà anche vista, probabilmente. Va bene, abbiamo intanto preso il beige. Vediamo il pass per la sala di controllo, almeno quello. Quindi devo rifare tutto quanto. Però perlomeno intanto abbiamo anche questo. E spero non abbia sentito me. Sono già morto una volta, eh. Sono già morto una volta. Ok, sblocchiamo questa porta, se ne possiamo loppare. Le ciambelle, come in ogni stazione di polizia americana, si rispetti. E ok, va bene, non possiamo fare nient'altro che andare in giro. Guarda, ha chiuso anche qui. Ma l'ho fatto anche negli altri gameplay di chiudere questa parte dietro. Io non, no, questa non l'aveva mai chiusa. Questa non l'aveva mai chiusa. No raga, è random tutto quanto. Tutto quanto era da, andiamo da Andrew. La CD infatti. Ok, non mi serve il CD per ora. Però forse posso buttarlo giù da qua. Voi che dite? Cioè mi serve la manovella, lo lasciate giù di sotto. Io intanto vabbè. Perché questo posso lanciarlo di sotto? No, mi rimane qui, vabbè. Controlliamo tutto, controlliamo ogni piano. Perché gli oggetti si nascondono ovunque, vedi? No! Merda. Porco. Era già pronto lì, era già pronto. La merdina. Da qui ho lasciato la manovella a qualche parte, giusto? No, ho ripreso le tenaglie. Però avevo anche la manovella, però la mano mi è desponata quando mi ha colpito off camera. Quindi devo ricordare dov'è che mi ha colpito, mo. Questa porta però non l'ho aperta io, so che c'è stato già lui. Perché lo va a pisciare e cagare nel bagno delle donne, scusate. Quella manovella l'ho trovata in questo bagno qua, quindi stava qua. Anche questo gameplay. Dai, di sotto si sblocca anche l'altro armadio, così almeno le tenaglie non ci servono più. Va finito ragazzi, va finito questo gioco. Non so quanto verrà lungo questo gameplay, non me ne frega. Dio, è lì che piscia! Ah, ma è, ma è scarico. Non mi serve anche... vabbè, me l'ha scaricato lui, bastardone. Pezzo di merda. Porto lenzuolo anche questo, porto su. Così ne abbiamo già 2 su 3. Intanto ci avvantaggiamo. E mi porto giù intanto anche il CD, perché adesso devo andare a prendermi la chiave del camion che sta nell'ufficio giù di sotto. Però il taglierino non l'ho ancora trovato. Cioè, senza il taglierino non fai una sega. Cioè puoi portare la chiave, portare il CD, ma senza il taglierino, che non so dove sia, è già 2 gameplay e non lo trovo, anzi 3 quasi. Non c'è mai, no, qua dentro non c'è un cazzo. Questo serve soltanto per costruire, basta, non c'è nient'altro da raccogliere qua dentro. Ci manca una tovaglia sola, che in genere sta in cucina.
Tanto abbiamo completato anche questo, perlomeno. Forse serve per salvare il poliziotto, non lo so onestamente. Ah, ne sono andato per loppare. Solo per questo, sto assinato per questo. Meno non serve per arrivare da qualche parte. Ah, aspetta, forse mi fa scendere in questo piccolo cortiletto. Eh sì. Eh sì. Sì, ma che serve? Ah, ok. Sì. Oddio, c'è la chiave gialla. Cos'è la chiave beta, alfa, gamma? Chiave sicurezza beta, ok. Dai, non mi può dire che il taglierino non sta neanche qua. Deve stare qua. Merda. Va bene. Ok, abbiamo fatto progressi. Dobbiamo tornare nell'ufficio principale e attiviamo questa chiave intanto. Poi recuperiamo il resto. Serve il taglierino, raga. Non serve a niente se no fare tutto ciò. Io posso anche entrare qua, cioè posso prendere anche questa chiave qui, ma senza il taglierino per ricostruirla non ci faccio una sega. C'è un coltellino, dove vuoi stia in cucina? Anche se è comunque è più un oggetto da galeotto quel taglierino. Molto rudimentale. Devo tornare in galera, dai. Cioè è inutile prendersi per il culo, deve stare qua. No. Quindi era quello il lavandino, non del bagno, ma quello delle celle dove c'era qualcosa sotto. Bene, bene. Ok. Ok, cauti perché c'è il maiale adesso. Oddio. Ma eccolo, no, 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 no. Mi tocca fare il giro di qua. Vaffanculo! Accidenti! Gioco fatto di merda! Gioco di merda! Gioco di merda! E guarda dove sta il maledetto! Quanto va lontano sto qui per tirarlo addosso a quel... Niente, fa una sega. Io devo andare lì, devo andare ora. Capito? Cioè, ma perché lagga così adesso? Come faccio a giocare in questa condizione, accidente a te? Eccolo là. Come?
Dovete morire, bastardi! Non riesco. Cioè, sta diventando una cosa impossibile questo gioco. Mamma, ti rendi conto? Mamma, ti rendi conto? Abbiamo la serratura alfa. No, non ce la faccio già così, mi sta sul cazzo, Che si è. No. Fermo, Andrew. C'è della musica diversamente bella. No, Andrew. Basta, io me ne sto qui, finito. Me ne sto qua. Qui non mi fa fare niente nessuno, me ne sto qui. Finito il gameplay, ho vinto. Me ne sto qui dietro. C'è il maiale, non mi vede. L'altro suinaccio, stanno tutti qua comunque, vaffanculo, stanno tutti qui, eh. Tu, hai visto qualcosa? Dimmelo. Ok, qua non ci sta più. Va bene, proviamo. I'm a good cop, very brave. I went toe to toe with Mr. Meat and captured him. I can face him again, but I'm... sarà semplice, diceva quello. I can face him. No! Mi ha ucciso il poliziotto. No. Mi ha messo a capo il poliziotto, veramente. No! No, dai! Oddio, il braccino monco si muove. No, e ora? Ok, oh no, va bene o male. Perché lui non muore, io sì? Andiamo di qua, perché lui andava a sinistra e vado a destra. Dimmi, fai tutto te. No, bisogna giocare chiave nello stesso momento. Dimmi, ce l'ho fatta. Dimmi che ce l'ho fatta. Guardalo, guardalo.
quanto è incazzato. Madonna nel culo. Ma Mr. Meat controlla ancora la prigione. Non me ne frega un cazzo. Abbiamo vinto, abbiamo vinto. Ma si è sbloccato il terzo gameplay adesso? No, questo è un aggiornamento futuro. Allora quindi c'è qualcos'altro da fare. Va bene ragazzi, abbiamo concluso Mr. Meat 2. Spero che vi sia piaciuto questo video ragazzoli. Non so se magari ci sarà qualche altro easter egg, perché non so se questa cosa dice che controlla ancora la prigione, cioè dobbiamo ancora fare qualcos'altro in questo gameplay o aspettare un aggiornamento per la terza parte che c'è lì. Ditemi sotto nei commenti. In ogni modo signori, Mr. Swinner culo se ne è presa nel serbato. Vai, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.